Buon pomeriggio, benvenuti a tutti a questo webinar inserito all'interno della rassegna Career Week del No Profit organizzato dall'Università Cattolica. È un piacere oggi accogliere alcuni responsabili, il presidente e un responsabile della cooperativa La Nuvola nel Sacco, la dottoressa Federica Vigo e il dottor Davide Ferrari, con i quali avrete la possibilità di interloquire durante questo nostro webinar. Saluto anche e ringrazio il dottor Matteo Pizzoli che, come tutor degli studenti di Scienza dell'Educazione e della Formazione, svolgerà la funzione di moderatore all'interno di questo webinar. Questa iniziativa è rivolta prevalentemente agli studenti tirocinanti di Scienze dell'Educazione e della Formazione, ma potrebbero esserci anche degli iscritti che provengono da altri percorsi di laurea e li invito fin da ora a scrivere eventualmente in chat qual è il loro percorso di provenienza, in modo tale che possa essere data attenzione anche a questi tipi di percorsi professionali differenti. Io sono Elisa Bara e lavoro all'interno del servizio Stage Placement dell'Università Cattolica e ho collaborato insieme ai colleghi all'organizzazione di questi eventi. Un grande quindi benvenuto anche da parte del nostro servizio e in fase iniziale colgo l'occasione per fare una brevissima sintesi dei servizi di cui potete usufruire attraverso il nostro portale che è step.unicat.it. Potete consultare delle offerte di tirocinio di stage e di lavoro. Sappiate che diverse realtà organizzative, tra cui La Nuvola nel Sacco, utilizza spesso questo canale perché ci sono alcune difficoltà nella ricerca di alcuni profili professionali. Quindi vi invitiamo fin da ora a consultare e guardare questi annunci. Un'altra possibilità è quella di partecipare ad alcuni eventi organizzati dal nostro servizio che hanno lo scopo proprio di favorire e orientarvi al meglio verso il mondo del lavoro. Tra questi ricordiamo il CV Check, quindi la possibilità di incontrare dei professionisti che vi danno un supporto nella stesura del vostro CV. Avrete anche la possibilità di partecipare ad alcuni eventi su iscrizione nei quali simulare proprio un colloquio di selezione in lingua italiana o in lingua inglese o partecipare anche a un percorso di valutazione delle vostre competenze professionali. So che magari il momento della laurea è un momento ancora a medio termine per voi, non dico lungo perché siete già al secondo anno della triennale, ma vi sollecito a rimanere in contatto con noi anche dopo la laurea, perché potrete aggiornare il vostro CV, autorizzare la consultazione da parte delle aziende e favorire quindi in questo mo in modo il match tra università e mondo del lavoro. Quindi questa è un po' l'introduzione che sentivo di voler offrire a tutti voi. Auguro un buon momento di confronto in cui possiate avere anche il coraggio e il desiderio di us usare la chat proprio per porre domande, per porre questioni, affinché la vostra partecipazione sia la più attiva possibile, seppur mediata da questo strumento di formazione a distanza. Quindi buon lavoro da parte mia a tutti i relatori e buon lavoro anche a tutti gli studenti. Prego, Matteo. Buongiorno a tutti, benvenuti. È il mio compito quello di poter orientare le riflessioni che i partecipanti possono portare ai colleghi della cooperativa La Nuvola nel Sacco. È una cooperativa storica presente sul territorio bresciano. Credo che sia fondamentale all'interno di questo Career Day dare l'opportunità a tutti i partecipanti di poter cogliere dalla viva voce delle persone che strutturano il mondo del terzo settore nel bresciano, quali sono un pochettino, mi viene da dire, i confini e le opportunità che lavorare nel terzo settore propone. Cooperativa Nuvola nel Sacco è una cooperativa, come dicevo, storica che ha fatto della diversificazione dei servizi una delle proprie competenze e traiettorie di lavoro. Per cui ecco, do il benvenuto alla dottoressa Vigo, presidente della cooperativa, e al dottor Ferrari, responsabile delle risorse umane, compito immagino particolarmente complesso all'interno di una cooperativa così grande e ampia sul territorio. Per cui lascio la parola alla presidentessa per iniziare con la sua presentazione. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite? Mi fate cenno? Ok, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Bara e anche il dottor
Pizzoli per aver esteso questo invito anche alla Nuvola nel Sacco. Per noi, insomma, questi momenti sono sempre momenti che ci aiutano anche a ripercorrere e a rileggere la nostra organizzazione, perché spesso nel fare quotidiano non c'è così spazio, no, per poter anche dare delle letture a chi siamo stati, a chi siamo e a chi vogliamo diventare. Quindi è un piacere condividerlo e soprattutto è un piacere condividere anche la nostra storia, le nostre prospettive con degli studenti che saranno poi anche dei futuri lavoratori e speriamo anche della Nuvola nel Sacco. Io per aiutarmi nella descrizione di chi è Nuvola nel Sacco ho preparato delle slide semplicemente per avere una traccia e non e mantenere attenermi ai tempi che mi sono stati dati. Poi credo che spazio per il confronto e per le domande ci sarà e vogliamo lasciarlo e anzi ci auguriamo appunto di essere interrogati veramente da tutti i partecipanti. Vado in condivisione. Cooperativa La Nuvola nel Sacco. Mi piaceva partire dal nome che la cooperativa si è data. La cooperativa nasce nel gennaio dell'86, quindi come diceva prima chi ci ha introdotto, una cooperativa storica del tessuto bresciano e la nostra idea di essere la nuvola nel sacco è l'idea di una nuvola che è contenuta in un sacco che ha la capacità di adattarsi alla forma della nuvola senza potersi modificare. La nuvola per noi rappresenta le idee, i sogni, i progetti e rappresenta l'animazione sociale che è lo strumento con il quale noi lavoriamo sul territorio e lavoriamo sulle comunità. Quindi è un qualcosa che appare sempre molto lontano, le idee, i sogni, i progetti, qualcosa di impalpabile, inarrivabile, ma in realtà è molto concreto, molto reale, molto praticabile. E il sacco è questa casa che accoglie i nostri progetti e si modella la loro forma, che di volta in volta cambia, che non è mai uguale a se stessa. E questa è un'altra caratteristica che cerchiamo appunto di portare nei servizi e nei progetti che noi facciamo all'interno del sociale, cercando di far sì che questi progetti e questi servizi non siano mai uguali a se stessi, ma che siano sempre personalizzabili e adattabili alle realtà nelle quali noi andiamo a lavorare, ma soprattutto per i beneficiari ai quali ci rivolgiamo. Siamo una cooperativa sociale di tipo A, quindi una cooperativa che si occupa principalmente di servizi. La nostra mission è quella di poter essere uno strumento di cambiamento di opportunità di lavoro sia per le persone ma anche per le comunità. Come vi dicevo, abbiamo scelto l'animazione sociale e la costruzione di reti come nostra modalità di intendere il fare servizi. E nella nostra mission crediamo anche fortemente nella formazione, perché crediamo che la formazione possa dare tutti quegli strumenti di autonomia e di competenza che sono adatti e specifici a ciascuno. Quali sono le nostre attività statutarie? Innanzitutto, il perseguire l'interesse generale della comunità, che è un principio che ci viene dato proprio dall'essere cooperativa sociale, quindi perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini e lo facciamo attivando servizi che sono sia di tipo sociale, ma dal 2019, poi lo approfondirò tra poco, anche servizi sanitari. Qui ho riportato un po' tutti i territori dove opera la cooperativa La Nuvola nel Sacco, una cooperativa che lavora prevalentemente nella provincia bresciana, nella zona appunto del distretto 10, quindi Montichiara, Acquafredda, Visano, Carpenedolo, quindi la zona della bassa bresciana, tutta la zona del lago di Garda. E buona parte appunto anche dei nostri servizi si concentrano sul comune di Brescia, ma anche su comuni come Chiari, Travagliato. E un'altra nostra peculiarità è che abbiamo come gestori alcune scuole dell'infanzia che si trovano nel territorio di Milano.
La nostra cooperativa appunto nasce nell'86, come si diceva prima, è una cooperativa che nel corso di questi anni ha subito numerosi cambiamenti, numerose trasformazioni e che ha fatto di questi cambiamenti, di queste trasformazioni anche delle nuove aree di attività. Quindi nonostante si è partiti come cooperativa che principalmente si rivolgeva all'animazione di un target che era quello degli adolescenti e dei giovani, oggi la nostra cooperativa ha ben oltre 11 aree di attività che nel corso di questi anni, nel corso della nostra storia, sono andati a dare una configurazione anche complessa e diversificata al lavoro che noi facciamo. Come vi dicevo, qua ho un po' riportato sulla linea del tempo alcuni dei cambiamenti significativi, no? Anche nei nostri servizi e nei nostri progetti. Nel 1997, l'operativa Nuvola nel Sacco con Adam Spism, diciamo così, progetta e dà vita a Seridò, che probabilmente è una manifestazione che molti di voi hanno avuto modo di conoscere o quantomeno di partecipare. Nel 2002 decide di aprire una nuova area che è l'area anziani. Nel 2005 si sposta completamente anche da quelle che sono le aree che prettamente hanno una vocazione sociale, decide di aprire un'area informatica, con conseguente poi apertura anche di un'area comunicazione, per poi arrivare nel 2019 ad approvare anche al tema della salute con l'acquisizione di un poliambulatorio che si trova a Vighizzolo di Montichiari, che è il Don Serafino Ronchi. Quali sono i nostri valori? Allora, nei nostri valori, mi avete già sentito più volte, ritornare sul termine animazione. Per noi l'animazione è il nostro stile, è il nostro metodo di intendere il lavoro nel sociale, perché animare vuol dire muovere, muoversi vuol dire cambiare posizione, se si cambia posizione vuol dire crescere. E quindi, noi, come organizzazione, come cooperativa, ma anche sui territori dove andiamo appunto a intervenire, vogliamo generare questo movimento, questa trasformazione, creare questi trampolini di lancio che permettano alle comunità e alle persone di evolvere e di sviluppare il loro potenziale. E poi, dall'altra parte, un valore che è rappresentato anche dal fatto che siamo cooperative è appunto la cooperazione. Il nostro stile è uno stile che non si basa sulla competizione, ma crediamo e ci crediamo fortemente che per raggiungere dei risultati, quello che conta e quello che possiamo fare è quello di cooperare. E lo facciamo ovviamente a diversi livelli, sia con altre cooperative, ma anche con tutte quelle realtà che nelle comunità dove noi operiamo trovano con noi dei punti di contatto o comunque che possono insieme a noi avere un interesse rispetto a risolvere alcune difficoltà che magari alcune persone o alcuni territori stanno vivendo. Sicuramente c'è tutto il tema dell'innovazione. Speriamo e cerchiamo quando facciamo un nuovo progetto, un nuovo servizio di innovare, nel senso che vogliamo accrescere la possibilità di azione di individui e gruppi e quindi individuare anche nuove modalità, nuove forme di fare sociale e di fare servizi. E questo ci permette anche di non accontentarci, no? Non sederci troppo su anche cose che vengono fatte magari per tanti anni perché funzionano, vengono replicate nello stesso modo. Lavorare su capacità e agilità, perché ciascuno è sia essere ma è anche fare, e poi lo cito per ultimo, anche se non è ultimo per importanza, la qualità, cioè cercare sempre di far bene il nostro lavoro e di farlo al meglio. Come vi dicevo prima, la cooperativa ha diverse aree di attività. Mi piace fare una carrellata su tutte queste aree, anche per andare a definire quelli che potrebbero essere dei futuri sbocchi professionali anche per chi come voi sta studiando in un percorso che è un percorso che sicuramente può trovare sbocco, no, all'interno della nostra cooperativa. Poi Davide, come responsabile del personale, entrerà un po' più nel merito di alcune questioni che riguardano i titoli professionali e anche i percorsi di studio e di carriera dei nostri dipendenti, dei nostri soci.
Come vi dicevo, è la rappresentazione di aree che sono molto diverse tra di loro, ma che hanno un filo conduttore, un radicamento forte in quelli che sono i nostri principi e i nostri valori. Quella che è la nostra area che chiamiamo area minori è l'area che si occupa di progetti e servizi che coinvolgono tutti i minori dai 6 ai 18 anni e è un'area che si riferisce sostanzialmente a tutti quei progetti, a quei servizi che vengono fatti in orario post-scolastico oppure durante il periodo estivo per bambini e ragazzi. In questo momento noi con l'area minori operiamo in 11 comuni, i nostri beneficiari stimati su quest'area sono 900 tra bambini e ragazzi e per quanto riguarda appunto la parte minori adolescenti, mentre sull'estate con i servizi che noi in questo momento siamo in grado di offrire, coinvolgiamo 16 comuni, oltre 1500 bambini e ragazzi. Chi sono i nostri clienti? Lavoriamo per comuni, lavoriamo per parrocchie, ma in molti casi lavoriamo anche per dei privati. Per esempio, in alcuni casi noi gestiamo anche dei servizi estivi per delle banche che ci chiedono ad esempio di organizzare delle attività per i figli dei loro dipendenti. Abbiamo poi un'area disabilità che si compone principalmente della gestione di un centro diurno disabili che si trova a Rezzato e un'area che è molto nuova ma molto ricca di pensiero e di trasformazione, che è un'area che noi chiamiamo di progetti di vita, cioè tutti quei progetti per quelle persone adulte con disabilità che non rientrano in servizi strutturati come può essere un centro diurno disabili, che è una configurazione standard e anche definita appunto da parametri sociosanitari, ma che vengono accompagnati nella vita quotidiana, nella vita reale, diciamo così, in percorsi di capacitazione per poter svolgere una vita che poi effettivamente sia indipendente. Abbiamo poi un'area anziani, è un'area nella quale noi non abbiamo una gestione diretta di una RSA piuttosto che di un servizio per anziani strutturato, ma ci occupiamo di quello che è il nostro, diciamo, il nostro, la nostra capacità, la nostra competenza, ossia l'animazione. In sette RSA noi gestiamo in collaborazione con le fondazioni oppure con gli enti privati che offrono questo servizio, il servizio di animazione e dal 2019 insieme ad altre cooperative bresciane gestiamo i centri diurni aperti del comune di Brescia. Anche qui il nostro pensiero, il nostro lavoro si orienta molto a cercare di capire come in servizi anche molto strutturati, come può essere appunto un RSA, si possano intersecare progettualità che vanno a destrutturare lo strutturato, no? E quindi a portare anche elementi che non sono così istituzionalizzati nella vita quotidiana delle persone che si trovano per forze a volte per causa di forza maggiore a vivere in contesti altamente istituzionalizzati. Abbiamo poi l'area 06, vi dicevo prima, abbiamo tre scuole che sono tutte nel comune di Milano e ci occupiamo del coordinamento di due scuole, una a Toscolano Maderno, quindi in realtà a Bresciana, da pochissimi mesi anche per una piccola scuola materna anche nel comune di Fieste e una consulenza in un'altra scuola di Milano che è la scuola di Sesto San Giovanni. Abbiamo poi questa area che noi chiamiamo area UAU, che non è scritta con le W, come vedete con la UAU, che è la nostra area 1A1. Questo perché ci piaceva l'idea di raggruppare in un'unica area tutti quei servizi che prevedono un rapporto che non è un rapporto educativo basato sul gruppo, ma che è un rapporto educativo individuale. Quindi in questa area rientrano servizi quali il servizio ad personam, quindi
di assistenza scolastica piuttosto che i servizi di assistenza domiciliare minori. È un'area molto grande per noi, ci lavorano all'incirca 71 persone e anche se ci vede coinvolti in soltanto 8 comuni, sono comuni che hanno con nuvola nel sacco degli appalti che sono molto grandi e quindi abbiamo tantissimi colleghi che lavorano in quest'area. C'è poi l'area comunicazione ed eventi, che non è un'area che è solo riferita all'interno della cooperativa, cioè non è l'area che si occupa di comunicazione esclusivamente della nuvola nel sacco, ma è un'area che ha anche dei clienti, che si rivolge anche a degli esterni. Perché una cooperativa sociale fa comunicazione per dei clienti? Ovviamente i nostri clienti sono clienti che, come dire, fanno parte degli enti del terzo settore o comunque condividono con noi delle finalità da un punto di vista sociale. E quindi ci siamo detti, perché una cooperativa sociale non può specializzarsi su come può essere fatta comunicazione sociale anche per altri enti che condividono questa finalità, e da lì appunto è nata questa nostra area, che racchiude anche la parte eventi. Spesso noi organizziamo, Seridò è l'esempio più chiaro, no? Eventi animativi sul territorio, e questa area appunto è un'area piccola, ma è un'area che comunque ha una sua dignità all'interno di Nuvola nel Sacco. Ci lavorano appunto un grafico, una copywriter e un tecnico informatico. C'è poi l'area formazione, questa è un'area che si sviluppa appunto su diversi istituti comprensivi, ma anche su scuole superiori e scuole dell'infanzia, e l'area dei laboratori, della supervisione, della consulenza, laboratori che vengono fatti sia sui bambini e sui ragazzi, ma anche sugli adulti, adulti che possono essere genitori, insegnanti, ma che spesso sono anche aziende, perché per esempio facciamo corsi sulla sicurezza certificati all'interno di alcune aziende. In questa nostra area c'è una compagnia teatrale, che è la compagnia Spunti di Vista, che utilizza il teatro sociale appunto come modalità di intervento formativo, ed è un'area che attualmente vede occupazione per otto persone, che ovviamente hanno titoli di studio e anche provenienze molto, molto diverse tra loro. E poi c'è l'area salute, vi ho già parlato del poliambulatorio del centro Don Serafino Ronchi, e questa è un'area nuovissima, presa in gestione dalla cooperativa alla fine del 2019. È un'area sulla quale la cooperativa sta scommettendo, cioè stiamo cercando di capire come una cooperativa sociale può portare dei contenuti densi di significato anche nell'area sanitaria. Si parla spesso di sociosanitario, oggi se ne parla tutti i giorni a causa del periodo pandemico che stiamo attraversando, ma capire come effettivamente il sociale può trovare spazi di azione e può portare anche una competenza in termini di messa al centro della persona all'interno dell'ambito sanitario, è una sfida che abbiamo da poco iniziato e sulla quale stiamo lavorando e ci stiamo mettendo davvero tante risorse. Prima di concludere, io sono presidente della cooperativa Nuvola nel Sacco da pochissimi mesi, da circa 4 mesi, e mi sono detta, io ho studiato scienze dell'educazione in Cattolica e ho fatto anche una magistrale in Cattolica, quando mi venivano presentate le opportunità rispetto al lavoro, no, che si poteva fare poi una volta laureati, nessuno mi aveva fatto ragionare troppo sul fatto che buona parte degli enti nel quale io avrei potuto col mio titolo di studio trovare lavoro erano enti del terzo settore o cooperative. Poi una volta laureata,
Le prime persone che ti contattano quando tu mandi i tuoi curriculum sono delle cooperative sociali e forse non si spende mai troppo tempo, no, a dirsi perché si lavora in una cooperativa sociale e non si lavora in un'altra azienda di un altro tipo. Vi ho fatto una carrellata di aree, no, dove la nuvola nel sacco opera e lavora. E sono aree che spesso, cioè, sono gestite anche da aziende private che non hanno la forma di cooperativa, ma assumono altre forme di SRL piuttosto che aziende profit, piuttosto che anche aziende pubbliche che fanno questo tipo di lavoro. E, io sono entrata per caso nella cooperazione, ma poi ho scelto la cooperazione come mondo dove io voglio operare e dove voglio portare il mio contributo. E l'ho scelto perché ho trovato nella cooperazione un'aderenza a quelli che sono i miei principi e i miei valori come persona, prima che come lavoratrice o operatore che opera e porta la sua professionalità nel mondo del lavoro. E quindi mi andava di condividere con voi che siete dei giovani studenti, invece queste riflessioni che io ho potuto fare solo a posteriori e che invece vi invito a fare ancora prima di decidere a chi inviare il vostro curriculum. Perché la nostra Costituzione parla chiaro nell'articolo 41, scusate se cito la Costituzione, ma è un testo che secondo me contiene tutto quello che c'è bisogno di sapere, no? Per essere dei cittadini responsabili nel vero senso della parola. E l'articolo 41 non parla di cooperazione, parla di aziende, qualsiasi tipo di aziende, perché dice l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. Quindi l'articolo 41 dice che qualsiasi impresa, che è un'istituzione economica da tutelare, infatti la legge la tutela, ci mettono un articolo all'interno della Costituzione, è da sostenere da parte dello Stato, è da sostenere da parte di tutti noi, a condizione però che qualsiasi impresa operi indirizzata e coordinata a delle finalità sociali. E nell'articolo 45 della Costituzione, che vi invito ad andare a leggere, questa sottolineatura la dà ancor più alle cooperative. E allora mi sono detta, quando uno sceglie un luogo dove lavorare, dove operare, è bene che almeno due domande se le facciano. Innanzitutto, capire se queste aziende operano davvero verso queste finalità che sono espresse dalla nostra Costituzione, e domandarsi in seconda battuta qual è il sistema valoriale che influenza le aziende, perché tutte le aziende hanno un sistema valoriale, magari non tutte ce l'hanno chiare, ma tutte ce l'hanno un sistema valoriale. Sicuramente le cooperative hanno dei valori di base che ci devono essere, e se non ci sono vuol dire che sono cooperative false, perché non è che perché siamo cooperative siamo tutti bravi. E i pilastri nella cooperazione sono chiari, e sono la partecipazione, la mutualità e la solidarietà. E da questi pilastri nessuna cooperativa che si vuol definire tale può esimersi, no, del perseguire questi tre pilastri. E questi si trasformano in sette principi, che sono principi alla quale qualsiasi futuro studente, lavoratore della Nuvola nel Sacco o anche di altre cooperative che sicuramente avrete avuto modo di sentire e di incontrare in questi giorni, si devono poter ritrovare, cioè devono poterli condividere. Il primo, che sembra banale, ma non lo è che aderire a una cooperativa è un'adesione che è libera e volontaria, e nessuno può in alcun modo decidere attraverso, diciamo così, motivazioni che non siano supportate da ragioni consistenti di non accettare l'adesione di una persona alla cooperativa. E quindi non è possibile fare discriminazione né sociale, né sessuale, né razziale, né politica e né religiosa. E questo non è scontato. Un'altra cosa che non è assolutamente scontata è che decidere di partecipare a una cooperativa e quindi diventare socio di una cooperativa e quindi non solo lavoratore di una cooperativa significa
una testa, un voto. Tutti abbiamo lo stesso potere e lo stesso valore, gli stessi diritti e gli stessi doveri nel momento in cui entriamo a far parte della base sociale di una cooperativa. E anche questo non è scontato. Per esempio, in altre formule, se voi volete entrare, diciamo così, nella compagine sociale di una SPA, il voto vale in base a quanto capitale, quanti soldi, parlando terra a terra, siete in grado di portare all'interno di quella società. Invece nelle cooperative, sia che una persona metta 5 o metta 20 o metta 200, ha lo stesso valore, una testa, un voto, appunto. I soci contribuiscono tutti in maniera equa al capitale della cooperativa e tutti lo controllano, quindi essere soci di una cooperativa e non solo lavoratori significa anche definire le strategie, gli sviluppi e le possibilità di questa cooperativa. Quello che io vi ho raccontato prima, cioè la possibilità di aver dato anche nuova spinta e cambiamento alla nuvola nel sacco, è stato possibile perché ci sono soci che ci credono e possono dire la loro anche rispetto a nuovi bisogni sociali, nuove aree di attività che magari non sempre sono così immediate, sono così visibili a chi è immerso nella quotidianità del lavoro. C'è un'autonomia e un'indipendenza dei soci, ovviamente le cooperative sono a tutti gli effetti delle organizzazioni autonome, hanno l'obbligo e il diritto le cooperative di formare i propri soci e quindi la formazione non è una cosa che le cooperative si possono dimenticare ma devono fare ai propri dipendenti e ai propri soci. È importantissima la cooperazione fra cooperative perché solo facendo squadra tra cooperative, no? Anche alcuni principi che stanno alla base della cooperazione, quelli che vi dicevo prima, per esempio della partecipazione, della mutualità, della solidarietà, possono essere portati nei luoghi che poi sono i luoghi decisionali. E l'ultimo, ma non per importanza, è l'interesse verso la comunità. Cioè tutte le cooperative devono lavorare per uno sviluppo sostenibile delle comunità e fare questo attraverso le politiche approvate dai propri soci. La cooperazione sociale in questo ha veramente tanto da poter insegnare e da poter contribuire anche alle politiche sociali che vengono fatte oggi. Infatti tantissimi servizi che oggi noi diamo per scontato che esistono, prima vi dicevo, parlavamo di servizi come le RSA piuttosto che i centri di cura in disabili, ma penso anche alle comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Noi oggi siamo abituati che esistono e che spesso sono finanziate anche dal pubblico, ma se oggi esistono è perché le cooperative hanno fatto una forte azione di advocacy e si sono rimboccate le maniche, hanno costruito dei servizi che prima nessuno, né lo Stato, quindi né l'ente pubblico, ma neanche il privato, perché non sono servizi redditizi, si erano accollati, no, l'onere e il dovere di farlo. E quindi hanno sempre guardato con questa attenzione precisa e meticolosa al bisogno dei territori, delle comunità e delle persone e hanno cercato di darne risposta. E quindi la cooperazione è un movimento che nasce dal basso. Lavorare in una cooperativa vuol dire inserirsi in questo movimento, capace di leggere i bisogni delle persone, di stare vicino alle persone e di costruire, no, nuovi servizi, nuovi progetti che possano rispondere alle nuove emergenze. In questo periodo di pandemia ce ne sono tantissime di nuove emergenze e quindi la sfida non può essere solo del passato, ma una sfida anche di oggi, no? Che cosa le cooperative possono fare per i nuovi bisogni che si sono costruiti? Spesso non abbiamo le risposte, è per questo che ci immaginiamo sempre come un cantiere aperto che si immagina e prova insieme ad altri a costruire queste risposte. E penso che professionalità giovani, ragazzi che si stanno formando come voi in questi tempi sono una risorsa importantissima per questi cantieri e anzi abbiamo un sacco di bisogno delle vostre idee, delle vostre prospettive.
E quindi io, quando vi ho detto, ho scelto la cooperazione come posto dove voglio stare, perché penso che proprio nella cooperazione ci sono tutti quei risvolti per una nuova società che sia più attenta alle persone, all'ambiente e anche ai diritti civili, proprio che non si dà il profitto come obiettivo, ma come strumento, no? Come possibilità di far crescere le persone, di dar lavoro alle persone e di far crescere le comunità nelle quali noi operiamo. Io mi fermerei qui e poi, se ci sono domande, approfondimenti, ritorno volentieri. Io ringrazio la dottoressa Vigo della sua presentazione. Volevo solamente cogliere alcuni aspetti che sono per me un po' un assist per poter passare la parola anche al dottor Ferrari. Parto un po' dalle riflessioni conclusive che ha fatto la Presidente, perché è chiaro che la competenza di un educatore non si limita, mi pare, all'interno di una cooperativa semplicemente all'esecuzione dei propri compiti professionali, chiamiamoli così, ma quello che è richiesto è anche una visione di insieme del rispetto al luogo di lavoro nel quale si è e con partecipare alla progettazione e contribuire alla continua crescita della cooperativa. Per cui questa è una competenza che non è scontata e soprattutto ci segnala quanto non è così indifferente scegliere un po' orientarsi verso un posto di lavoro piuttosto che un altro, nel senso che il lavoro educativo può essere fatto in tante direzioni, bisogna anche un po' cucirsi addosso la direzione che è più in armonia sia con le proprie aspettative sia con le aspettative dell'ente, perché questo va a costruire quello che immagino il dottor Ferrari può definire molto meglio di me, il ruolo professionale, cioè quello che è dato da un incontro felice tra ciò che sono i nostri valori professionali e personali con quelli dell'azienda, dell'ente, della cooperativa all'interno del quale siamo. Per cui grazie mille, dottoressa Vigo, per questo assist. Segnalo solamente tre parole. La presidentessa ha iniziato dicendo che la sua riflessione partiva da chi siamo stati, chi siamo e chi vogliamo diventare. Mi sembra che calzi perfettamente rispetto anche al momento storico che stanno vivendo gli studenti in questo momento, i quali sono invitati a farsi questa domanda. Chi siamo oggi? Da dove arriviamo? Per cui perché ci troviamo oggi ad affrontare un Digital Career Day e che cosa vogliamo diventare? Quali sono le prospettive che abbiamo? Non da ultimo, oggi mi sembra assolutamente centrale il tema dell'innovazione non come esercizio di stile perché bisogna innovare, ma l'innovazione come ascolto profondo e attento dei bisogni di un territorio, di una comunità che è dinamica e che cambia. E questo mi sembra che sia proprio su misura di un'immagine molto chiara che è quella di una nuvola nel sacco, cioè che cambia senza però inscatolare il proprio pensiero, cioè che è capace di destrutturarlo, come ha detto la dottoressa Vigo, per poter creare innovazione e poter accettare sfide, non da ultimo quella del settore sanitario, che per una cooperativa che nasce più schiacciata sul socio pedagogico, chiaramente rappresenta una sfida non indifferente. Io mi taccio, passo la parola al dottor Ferrari per entrare più nel merito del lavoro che si fa con le risorse umane della cooperativa. Grazie mille. Perfetto, grazie a voi, grazie a Federica perché, come diceva prima, è un po' l'occasione questa per noi di andare un po' a rileggere la nostra storia, no? Come cooperativa, di andare a riscoprire un po', i valori che ci hanno portato a fare anche la scelta di questo tipo di lavoro. Per me in particolare, è anche l'occasione di rileggere un po' la mia storia. Io provengo da un istituto tecnico, sono un perito industriale, che a un certo punto, finita la maturità, ha deciso di scegliere scienze dell'educazione proprio come ambito di lavoro, di vita, perché poi quando si parla di tempo di lavoro è importante ricordare sempre che è un tempo di vita. La stragrande maggioranza delle ore che noi passiamo nella nostra vita sono ore dedicate al lavoro, per cui è molto importante fare una scelta precisa rispetto
a quello che noi vogliamo fare, ma soprattutto quello che vogliamo essere nel nostro mettersi a disposizione di altre persone, di altri colleghi, di altre realtà. Era forte quello che ha rimandato Federica rispetto al tema della comunità, no? Il lavoro della cooperazione all'interno di un tessuto sociale in cui noi cerchiamo di migliorare la qualità della vita, e cercando di migliorare la qualità della vita degli altri miglioriamo anche noi un po' imparando da quello che facciamo. Trovo questa una grande occasione perché se mi ripenso studente di scienze dell'educazione, ripenso a quanto avrei avuto bisogno di potermi confrontare con delle realtà aziendali, con delle realtà della cooperazione sociale, per porre delle domande, per porre dei quesiti, delle curiosità che potevo avere. Per cui io ho preparato comunque una slide, ma ci terrei davvero tanto che arrivassero anche delle domande, dei contributi in merito a questo, perché è proprio nell'incontro con il mondo del lavoro che credo di avere fatto il salto professionale, non legandolo esclusivamente alla parte teorica, ma riuscendo anche a applicare a quello che poi è diventato negli anni il mio lavoro, dagli adolescenti fino ad oggi, che mi occupo appunto delle risorse umane come responsabile. Allora provo a mettere in condivisione. Allora, prima di tutto, la nostra cooperativa è una cooperativa che vede al 31-12 196 dipendenti, per cui non è una realtà piccola, anzi è una realtà medio-grande della realtà della cooperazione, e vede una grandissima percentuale di donne, ben l'83%, con 164 donne e 33 uomini. Come cooperativa c'è una forte continuità dal punto di vista lavorativo, perché gli assunti a tempo indeterminato sono 121, l'età media è sostanzialmente giovane, perché siamo intorno ai 35 anni, e rispetto alla composizione riguardo al titolo di studio, di fatto la maggior parte dei dipendenti laureati è costituita da educatori professionali, per cui l'ambito da cui credo arrivi la maggioranza delle persone che ci stanno ascoltando. Ricordava bene Federica prima gli ambiti in cui noi andiamo a lavorare, giusto per collocare anche le figure professionali. L'area 06 di cui parlava appunto Federica riguarda la parte dei nidi, delle scuole dell'infanzia, che noi abbiamo principalmente in provincia di Milano. Sono dei servizi che abbiamo iniziato lì con la speranza di poterci sviluppare poi anche in provincia di Brescia. Il personale che è impiegato qui è principalmente il personale di insegnanti di scuola dell'infanzia, insegnanti del nido. Per cui, se per gli insegnanti dell'infanzia è caratteristica il percorso di scienze della formazione primaria, per quanto riguarda il nido invece c'è la possibilità anche per chi arriva da scienze dell'educazione di poter sfruttare, diciamo così, valorizzare il proprio titolo. Abbiamo una grossa parte del nostro lavoro che è sull'area dei minori, con centri di aggregazione giovanile, ludoteche, progetti adolescenti, in alcuni casi diventano anche veri e propri lavori di rete con punti di comunità, tavoli di rete, lavori sul welfare che riguardano più che lavori su comuni, ad esempio, lavori in ambiti molto più allargati, che comprendono ad esempio diverse realtà comunali. All'interno di questa area abbiamo le figure degli educatori che lavorano appunto in servizi minori, e il titolo di scienza dell'educazione si colloca sicuramente a tutti gli effetti all'interno di questa area, che per la maggior parte dei casi può prevedere anche titoli di tipo umanistico, per cui
diplomi sociopedagogici o diplomi che arrivano dai tecnici dei servizi sociali o altre figure come possono essere anche psicologi, però diciamo che un educatore di scienze dell'educazione sicuramente in questo ambito può mettere a frutto in maniera piena quello che è stato anche il suo percorso formativo. Vi parlavo della mia esperienza, inizialmente io ho iniziato appunto con progetti adolescenti e devo dire che sono stati dei servizi che mi hanno dato veramente tantissimo. L'area inclusione, che è un'area che comprende quella che Federica prima ha diviso in area disabilità, che riguarda, diciamo così, la parte dei centri diurni disabili, e quella, l'area WOW, appunto, che riguarda invece l'assistenza a persona nei progetti di vita. È un'area che è a stretto contatto con il mondo della disabilità, per cui il livello spesso, soprattutto per quanto riguarda i centri diurni disabili, prevede un percorso di tipo sanitario, in cui ci sono gli educatori sanitari, ma è bene sapere che ci sono anche gli educatori sociopedagogici. Se avete seguito un po' quello che è stato il percorso della legge Iori, che ha istituito l'albo per le figure degli educatori sanitari, ma ha previsto anche il fatto che gli educatori sociopedagogici possano lavorare all'interno di queste strutture. Rispetto all'assistenza personam, anche qui dipende molto dal punto di vista dei requisiti, da quello che chiedono i comuni in fase di convenzione, perché spesso i lavori arrivano tramite servizi sociali o tribunali dei minori e prevedono appunto nella parte del lavoro di assistenza personam la presenza di un educatore che accompagna uno studente, spesso, a volte anche un adulto, in un'ottica appunto, spiegava bene prima Federica, nell'ottica del progetto di vita, in cui si cerca sempre più dal punto di vista educativo di non essere noi come educatori a calare dall'alto insieme agli insegnanti di sostegno un progetto che parte da bisogni che abbiamo in testa noi, ma il fatto che il progetto nasca dalle esigenze reali della persona e che possano abbracciare un arco di vita in cui l'obiettivo sia quello davvero di migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie, perché poi quando si lavora con dei ragazzi l'ambito è sempre quello anche della famiglia, che più di tutti li può conoscere, li può aiutare a proseguire il percorso educativo che è stato iniziato con noi. Seguiamo l'area anziani, che è indirizzata all'animazione all'interno delle RSA e di centri diurni. L'animazione è quello che noi sappiamo fare come nuvola nel sacco e che andiamo a cercare di fare all'interno delle strutture delle fondazioni con cui collaboriamo. Non ci occupiamo della parte sanitaria, per cui della parte legata all'assistenza, diciamo, sanitaria o infermieristica, ma abbiamo deciso di spendere proprio la nostra esperienza in animazione sociale, perché da lì, come nuvola nel sacco, nasciamo, in una parte che è quella appunto dell'animazione all'interno delle case di riposo, in cui si svolgono tutte quelle attività che servono al mantenimento delle capacità residue degli ospiti, che spesso, soprattutto ora, la tendenza arrivino in condizioni sempre più difficoltose anche proprio nella loro condizione, per cui anche le case di riposo stanno andando molto verso il sanitario. Ma facciamo animazione anche all'interno di centri diurni, che possono essere centri diurni per anziani, ma anche centri diurni come quelli che abbiamo da qualche anno a Brescia, in cui oltre agli anziani andiamo a incrociare anche il tema della marginalità sociale. C'è l'area salute, che appunto se ne parlava prima, è un centro riabilitativo, per cui qui
le figure professionali sono legate molto alle prestazioni che vengono erogate, per cui si tratta di professionisti legati strettamente al mondo sanitario, come logopedisti, fisioterapisti. È chiaro che anche lo spazio educativo qui si gioca in una modalità che la Nuvola nel Sacco ha di gestire un centro riabilitativo che non è solo legato alla parte sanitaria, ma anche alla parte di crescita complessiva della persona che si va a incontrare. Un'area formativa, un'area formazione in cui, ricordava bene prima Federica, facciamo formazione a tutti i livelli, dalle scuole fino alle aziende, utilizzando il teatro di Boal. Alcuni lo conosceranno come Teatro dell'Oppresso, è un teatro che è nato in Brasile negli anni 60 e ha come riferimento appunto Augusto Boal in termini di teatro e in termini pedagogici Paulo Freire. È un teatro che ha come obiettivo quello della liberazione delle persone, per cui dove ci sono delle oppressioni, dove ci sono delle situazioni che non permettono alla persona di vivere in pienezza, l'utilizzo di queste tecniche teatrali aiuta a liberare le persone e a liberarle insieme, perché utilizzando il teatro di fatto c'è la possibilità di agire delle situazioni che portano la nostra formazione ad un livello di una formazione esperienziale. Per intenderci, uno dei temi che trattiamo è quello del cyberbullismo, del bullismo all'interno delle classi. Vengono rappresentate delle situazioni tramite degli attori, di una situazione appunto in cui un ragazzo viene reso vittima di una situazione di bullismo e questa situazione teatrale diventa uno spunto per la platea per poter ragionare su questa situazione. Non solo, chi è presente in platea può andare sul palco a sostituire uno degli attori per cambiare la scena, per cui per intervenire e cercare di cambiare quello che stava accadendo o era accaduto. Questo ci pone in una situazione di una formazione ad altissimo livello, perché rimane nelle persone proprio anche l'esperienza e non solo il contenuto. Come cooperativa appunto abbiamo anche l'organizzazione di eventi, purtroppo la pandemia ha bloccato Seridò, a cui si faceva riferimento prima, ma Seridò è la festa per le famiglie più grande d'Italia, con 150-160 mila persone, e speriamo di riprendere un po' anche questa attività. Qui la presenza di personale riguarda soprattutto le presenze animative all'interno della manifestazione, in termini di responsabili di padiglione, in termini anche di animatori presenti all'interno di questa manifestazione. Una parte molto interessante legata allo sviluppo e progettazione, che va a toccare appunto la parte dei bandi e la progettualità interna ed esterna. Ricordo che la Nuvola nel Sacco fa parte del comitato di indirizzo per la laurea magistrale che si tiene appunto in Cattolica. Poche settimane fa ci siamo incontrate con altre realtà aziendali proprio per definire un po' il programma che verrà svolto con il prossimo anno accademico. Alcune attenzioni da avere dal punto di vista delle aziende che ha come interlocutore l'università per la laurea magistrale in progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane. Perché lavorare all'interno della Nuvola nel Sacco? Possono essere tanti i motivi per crescere professionalmente, ma anche a livello umano. Io devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza, ma poi se avrete modo anche di vedere la nostra pagina all'interno del Career Day, troverete alcuni rimandi anche dei nostri dipendenti, delle persone che lavorano con noi riguardo alla loro esperienza all'interno della nostra realtà. Devo dire che in generale il lavorare con le persone
ci mette nella condizione di lavorare con delle equipe, lavorare con altri professionisti, lavorare con persone che provengono magari da ambiti e percorsi formativi diversi dal nostro, ma soprattutto ci pone anche in un percorso di crescita a livello umano, perché il nostro è un lavoro con le persone e abbiamo a che fare con le persone, con i volti che incontriamo. Ho avuto la fortuna come educatore di progetti adolescenti di lavorare 20 anni in uno stesso comune e non vi posso raccontare la soddisfazione che posso avere ancora oggi ad incontrare questi uomini e queste donne che erano ragazzi e che mi danno il rimando su cosa è stata per loro questo tipo di esperienza educativa. Il nostro lavoro può incidere significativamente e concretamente nella vita di altre persone e dei territori in cui vivono. Chi lavora nel campo della cooperazione sociale ci crede veramente. Avete sentito anche il calore con cui ha parlato Federica prima, è un calore vero, perché chi lavora all'interno della Nuvola del Sacco, ma credo anche all'interno della cooperazione, lo fa proprio come scelta di vita. La nostra cooperativa in particolare permette di lavorare in molteplici aree del sociale e questa secondo me è una grandissima ricchezza, soprattutto per chi come voi sta studiando e ha la possibilità di poter trovare delle realtà che gli facciano capire qual è la strada giusta. Ognuno di noi ha una strada da percorrere, non tutti sono portati a lavorare con gli anziani o con la disabilità o con i ragazzi minori o con i bambini, e il fatto di poter incontrare delle realtà che ti diano lo spazio di poterti sperimentare è una grandissima ricchezza. E questa cosa la si può vivere a tanti livelli, a livello lavorativo ma anche a livello di tirocinio. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissimi tirocinanti che arrivano dall'Università Cattolica e spero che questa sia anche l'occasione per poterne incontrare di nuovi. I nostri servizi non prevedono prodotti preconfezionati, anche sul nostro sito lo potete andare a vedere, non abbiamo prodotti precotti perché pensiamo che ogni realtà abbia dei bisogni diversi, abbia delle situazioni di partenza diverse, sia fatta di persone diverse, ma gli stessi operatori che lavorano all'interno di quelle realtà sono diversi, per cui per poter fare un progetto educativo efficace serve che queste persone costruiscano dei processi partecipati con tutti gli interlocutori. Quando noi pensiamo a un servizio della Nuvola nel Sacco non lo pensiamo ad un servizio che è chiuso in quattro mura, ma che è aperto al territorio, aperto alle persone che stanno fuori, aperto al mondo. La possibilità di diventare socio è una possibilità. Sento tante volte dire ma se divento dipendente della cooperativa poi sono obbligato a diventare socio. No. Ecco, non è così. È una possibilità, ma è una possibilità che è molto arricchente sia per la cooperativa sia per la persona, perché è l'occasione per poter dire la propria, portare la propria idea, essere parte attiva e propositiva all'interno di un contesto lavorativo. Chi lavora nella Nuvola del Sacco dice tante cose di quelle che vi ho detto, non sto a leggervele tutte, le trovate anche nella pagina, dicevo prima, del Career Day, ma mi piace pensare che queste testimonianze portino davvero un'esperienza viva di quello che è il lavoro qui, di quella che è stata la crescita all'interno di una realtà lavorativa che si è presa cura di loro. Come responsabile delle risorse umane è forse il mio primo compito quello di ricordarmi che dietro ad ogni nome c'è un volto, c'è una persona con la sua storia, con le sue competenze, ed è un lavoro veramente difficile perché non sempre questo è difficile, è facile da tener conto, anzi con oltre 200 dipendenti a volte è molto complesso, ma è la prerogativa per cui io ogni mattina inizio il mio lavoro in questo ambito, che è un ambito molto, molto arricchente anche qui a livello umano. Il range d'età, lo dicevo prima, l'età media è 35 anni, ma non c'è limite all'età. Le aree geografiche per cui noi stiamo partendo a cercare in questo momento del personale
principalmente in queste zone, Montichiari, Gavardo, zona di Lago di Garda, Brescia, Franciacorta, ma in realtà sono tantissime altre, visto che siamo dislocati sull'intera provincia di Brescia. Anche qui nella pagina del Career Day potete trovare di fatto anche queste offerte rispetto alle persone che stiamo cercando, ma in realtà ci si può candidare tranquillamente anche semplicemente mandando il proprio curriculum alla nostra cooperativa. Questo perché poi si viene contattati nel momento in cui ci sono delle ricerche attive. Opportunità di carriera o comunque di collaborazione, dicevo prima, sono quelle legate a tirocini, progetti di tesi, stage curriculare, l'alternanza scuola-lavoro, il servizio civile universale che noi abbiamo attivo al centro diurno Odorici qua a Brescia, ad esempio, partirà una nuova chiamata per 2022. Abbiamo già una ragazza che sta facendo il servizio civile con grandi risultati e grande soddisfazione. E utilizziamo anche lo strumento dei contratti a chiamata, soprattutto per chi come voi sta studiando e ha meno di 24 anni. È un'opportunità che non è da scartare, perché permette alle persone di fare un tipo di lavoro scegliendo di fatto quando e come andare a lavorare, perché si viene chiamati per delle sostituzioni, ad esempio all'interno di tutti i servizi, e non c'è l'obbligo di risposta. Uno dà la propria disponibilità in linea di massima a dire di sì, viene contattato, se può andare a lavorare in uno dei servizi ci va, se non può non ci va e non succede nulla. Questo consente soprattutto a chi ha meno di 24 anni di mettere insieme l'ambito lavorativo a quello degli studi senza ledere l'uno e l'altro, e facendo esperienza mentre si studia. È uno strumento molto interessante, che è sotto i 24 anni e sopra i 55. E poi l'introduzione invece nel mondo del lavoro vero e proprio, con contratti tipo subordinato, che sono appunto il tempo determinato, indeterminato, secondo un po' le proprie attitudini, disponibilità ed esperienze. Ecco. Ho chiesto anche alla professoressa Elisa Bara di potervi poi girare questi strumenti, queste presentazioni che abbiamo fatto vedere. Questi indirizzi li trovate anche nella pagina di cui vi ho detto prima, in cui fa riferimento anche l'Università Cattolica, appunto per il Digital No Profit 2021. Abbiamo tanti strumenti social e c'è anche il bilancio sociale, che nello specifico spiega meglio e nel dettaglio tutte le cose che vi abbiamo raccontato. Per finire volevo lasciarvi con una frase che per me è molto importante, perché l'ho incontrata in un libro tanti anni fa, che dice: non c'è passione nel vivere in piccolo, nel progettare una vita che è inferiore alla vita che potresti vivere. Ed è una frase che coglie il suo valore nel momento in cui si sa chi l'ha detta, ed è Nelson Mandela, che ha fatto della sua vita una passione, realizzando un sogno dopo essere stato imprigionato per oltre 27 anni. Questo messaggio è un messaggio che per chi lavora nel sociale è importante, perché, dicevo prima, il tempo di lavoro è principalmente un tempo di vita. Io, quando studente delle superiori, mi ritrovavo a immaginarmi come perito tecnico, senza togliere niente ai periti tecnici. Ho fatto una riflessione su quello che volevo fosse per me il mio lavoro, su quello che avrei potuto dare in una maniera piena, quello che mi avrebbe fatto crescere più dal punto di vista umano e come persona. E la mia risposta è stata quella di fare il lavoro che oggi faccio, per cui questo è l'augurio che lascio anche a voi. Grazie mille, dottor Ferrari. Anch'io mi accodo, ecco, per recuperare anche in questo caso alcuni elementi che secondo me sono fondamentali, perché ci dice quanto il mondo del terzo settore e del sociale stia evolvendo e cambiando.
In primo luogo vorrei sottolineare a tutti i partecipanti la grande diversificazione della proposta, diciamo delle offerte che Cooperativa Numero nel Sacco ha. Questo in realtà mi sembra che vada di pari passo con il continuo cambiamento della figura dell'educatore professionale in genere. Ci sono delle figure, diciamo, standard, no? Per cui l'educatore nel nido, l'educatore con i minori, con i minori già si va a configurare in modo un po' diverso, e con la disabilità. In realtà però la figura dell'educatore oggi assume un profilo talmente elastico che ci permette di poter entrare in tantissimi settori della vita quotidiana di tutti, per cui vorrei, ecco, segnalare come ci sia un grande parallelismo tra quello che offrono le cooperative e come siano, come offre Cooperativa Numero del Sacco, e come sia coerente con lo sviluppo della figura dell'educatore. Quindi certamente poter fare un percorso di studi come quelli che stanno facendo i nostri studenti può permettere di poter entrare in un mondo del lavoro che è allo stesso modo dinamico e molteplice, perché sarebbe ben più frustrante invece fare un percorso di studi che spinge sulla flessibilità, che spinge sulla dinamicità, e poi finire in un servizio, in un ente che invece è molto statico, molto fermo su processi che magari appartenevano a 5-10 anni fa e che oggi hanno bisogno di essere innovati. Per cui vorrei, ecco, semplicemente segnalare di come fuori dall'università ci sia un mondo del lavoro che continua a cambiare, ad evolvere, e di come questa cosa sia assolutamente parallele, di pari passo con il percorso che stanno facendo gli studenti presenti. L'altro tema, e dopo magari faccio una domanda per lanciare un pochettino la discussione, se i partecipanti hanno voglia possono scrivere all'interno della chat. L'altro tema fondamentale che è stato sottolineato dal dottor Ferrari è quello delle opportunità, di una continuità lavorativa. Questa è una cosa non da poco nelle condizioni in cui siamo oggi e nelle condizioni in cui gli educatori spesso partecipano a dei progetti un po' per infusione, mi viene da dire. Sono dentro un progetto, poi concludo, ne apro un altro senza la possibilità di costruire con la propria utenza, perdonate il termine un po' freddo, ecco, dei percorsi invece che siano non solo professionali ma anche di vita. Quindi è bene sentire racconti di incontri di persone che si erano conosciute come semplici operatori all'inizio e poterli rivedere dopo anni. Per cui il tema della continuità lavorativa, oltre ad offrire una sicurezza, ecco, per i lavoratori che entrano come dipendenti della cooperativa, dall'altra parte però dà anche una maggiore cornice di stabilità professionale che è fondamentale per poter far parte di quei processi partecipati che venivano segnalati prima. E poi, non da ultimo, i numeri di Cooperativa Numero nel Sacco sono dei numeri importanti, come veniva detto dal dottor Ferrari e dalla presidentessa prima, però è anche bello che venga segnalato che questi numeri non schiacciano l'importanza dell'incontro con la persona, sapere che dietro un badge, un cartellino, c'è una persona con una sua storia, con delle proprie competenze, magari con qualche difficoltà, per cui sapere che un ufficio risorse umane pone quello come, diciamo, la lente di ingrandimento attraverso la quale guardare i propri operatori, certamente fa la differenza tra quelle che possono chiamarsi cooperative vere, riprendendo le parole della Presidente, e delle cooperative che lo scelgono perché è una forma fiscale invece più favorevole. Ecco, mi permetto di dire questo. La domanda che io vorrei porvi, visto che abbiamo dei partecipanti che sono orientati alla propria carriera, è: se doveste descrivere un profilo ideale di educatore, chiaramente riferendosi alle competenze trasversali che possono servire, che cosa chiede Cooperativa Nuvola del Sacco ad una persona, che cosa si aspetta da una persona che va a sostenere un colloquio per poter essere assunta da voi, o che cosa si aspetta anche da un tirocinante che entra all'interno dei vostri servizi? Certo, ti ringrazio di questa domanda, perché è una domanda che c'entra particolarmente, no, con l'argomento del lavoro, perché spesso mi è capitato che
di trovare persone che dicano ho questo titolo, ho raggiunto questo obiettivo dal punto di vista formativo, adesso sono pronto per andare a lavorare in un determinato ambito, in un determinato lavoro. Questo è certamente un prerequisito importante, nel senso che l'aspetto teorico è un aspetto che va approfondito. Noi non ci muoviamo, non abbiamo le coordinate, non abbiamo una mappa per poterci muovere nella realtà educativa e pedagogica se non ci formiamo. Ed è una formazione che non si ferma al traguardo del titolo di studio, ma non solo, non può essere solamente vincolata al titolo di studio. Credo che se ritornassi ad essere lo studente di scienze dell'educazione di cui parlavo prima, mi piacerebbe proprio che qualcuno mi ricordasse questo aspetto, cioè che l'università è un'occasione per aprire la mente, per attivare collegamenti, per essere curioso, per imparare in continuazione, nel cercare risorse, libri, incontri di persone, testimonianze, esperienze. Tutto questo fa di me una persona che poi è attrezzata per andare a fare andare all'interno del mondo del lavoro. Per cui credo che la curiosità, la voglia di imparare, l'apertura al confronto, l'affidabilità, il senso di responsabilità siano delle competenze legate molto all'intelligenza emotiva anche, no? Che è molto importante nell'ambito lavorativo, credo che possano fare la differenza. Dopodiché una persona si può appassionare o meno ad un tema o ad un altro e lo può portare avanti. Un altro aspetto che si deve avere è anche l'umiltà di non essere mai arrivati, ma di avere sempre la necessità di imparare qualcosa in ogni modo, in ogni persona che si va a incontrare. Per cui quando io incontro delle persone all'interno di un processo di selezione o di un colloquio, perché lo voglio pensare come un colloquio, non come un'intervista, credo che questo aspetto si ritrovi anche molto all'interno degli esami universitari, no? È proprio gli esami che ricordo più volentieri sono quelli in cui si è stabilito un colloquio con il professore, perché c'era un approfondimento della materia, una passione per quella materia che veniva trattata, che faceva sì che quel momento fosse un momento di incontro tra due persone, sicuramente con una parte valutativa, perché non si è sullo stesso piano nel momento in cui ci si incontra. Allo stesso tempo però quell'incontro lì è anche un incontro di crescita, ecco. Per cui credo che le competenze siano sicuramente professionali, teoriche, ma anche una capacità di mettersi in gioco, di mettersi alla prova, di sporcarsi le mani, di essere delle persone davvero responsabili, affidabili, curiose, che hanno ci mettono il cuore, no? Il tempo di vita c'entra anche con il farsi scaldare il cuore, no? da una professione. È quello che la motiva, è quello che la spinge. Se uno ha questo motore, allora sarà un buon lavoratore, perché sicuramente anche di fronte alle difficoltà riuscirà a mettere insieme quelle strategie o chiederà aiuto perché qualcuno lo possa aiutare, ma sicuramente si andrà avanti. Viceversa, si resta fermi. Ecco. Se posso aggiungere, ha già detto tutto Davide, le cose in fila, quelle giuste, no? E mentre lui parlava pensavo, da presidente della cooperativa, quali pensa ai nomi di quei dipendenti o soci che tu ritieni i tuoi migliori dipendenti, i tuoi migliori soci, no? E quale caratteristica hanno? Mi viene un po' da sorridere perché la prima caratteristica che mi è venuta in mente sono i rompiscatole, no? Ma questa la dice lunga, nel senso che quando si è rompiscatole, no? Ma perché si è curiosi, perché non si accetta che le cose continuino ad andare sempre nello stesso modo, ovviamente quando questi dipendenti bussano alla nostra porta ci mettono
in crisi, no? In affanno, però poi è da lì che partono le nostre nuove sperimentazioni e tutti i ragionamenti che dicevamo prima, no? Quindi avere dei dipendenti che sono curiosi, che sono appassionati e che non si accontentano e che quindi vengono a bussare, ci rompono le scatole, in quel momento lì è dove noi come cooperativa siamo contenti, perché appunto non ci fermiamo, ma ci danno l'opportunità di fermarci e dire ok, possiamo crescere, dove possiamo migliorare, no? E spesso dietro a rompere le scatole c'è anche la volontà davvero di mettersi a disposizione, che è una volontà che va oltre l'orario di lavoro tante volte e che va anche a dire mi spoglio di alcune certezze che ho consolidato, no? nel lavoro che faccio tutti i giorni o che mi viene richiesto di fare. Quindi da questo punto di vista la passione e la curiosità credo che sono proprio le due caratteristiche che non possiamo fare a meno, noi in Nuvola nel sacco, ma lo auguro a tutte le aziende in sostanza, non solo a noi. Grazie mille, quello che diceva la dottoressa Vigo mi suggerisce un'altra domanda, perché tutte le competenze che avete elencato sono delle competenze certamente molto che hanno bisogno di essere molto radicate all'interno della persona. Di fatto lavorare però in servizi come quelli che voi avete elencato sono servizi che mettono duramente alla prova anche proprio gli aspetti di fatica emotiva, di fatica di pensiero, di fatica anche fisica, per cui mi chiedo quanto è importante, che ruolo ha all'interno dei vari staff di lavoro che voi avete il clima di lavoro come strumento di manutenzione, diciamo, degli operatori ai quali è richiesto non solo di essere presenti sul luogo del lavoro, ma di essere presenti con una, appunto, curiosità, un'intraprendenza, una partecipazione che devono essere di arricchimento per loro, per gli ospiti e per la cooperativa stessa. Sì, rispetto a questo è sicuramente un tema importante, perché se da una parte c'è tutto il tema della passione, dall'altra c'è il tema anche della fatica, no? Nessuno arriva in cima ad una montagna a vedere un bel panorama se prima non si è fatto un bel po' di sentiero, no? Ed è importante avere dei compagni di viaggio che ti sostengano, l'attrezzatura giusta, che ti possa dare anche la possibilità di arrivare in cima. Questo fa parte un po' sia del bagaglio formativo che noi cerchiamo di passare con tutte le difficoltà del caso, perché comunque anche la nostra realtà è una realtà che la pandemia ha messo a dura prova, proprio perché ci sono tanti ambiti che riguardano la socialità, la scuola, per cui tutti quegli ambiti che sono stati parzialmente chiusi dai lockdown, no? Allo stesso tempo, come cooperativa, credo che abbiamo attivato anche in questa situazione specifica dei sostegni, delle modalità di incontro anche per le persone che le potessero aiutare a trovare un appiglio, ma anche una mano proprio anche che accompagnasse, no? Come struttura lavorativa noi prevediamo all'interno dell'equipe dei coordinatori di servizio, a volte abbiamo anche delle supervisioni ad hoc in situazioni dove ci sono dei lavori particolarmente usuranti anche dal punto di vista mentale, fisico, emozionale. Abbiamo dei responsabili di area che sono dedicati proprio a quell'ambito, quel settore. E abbiamo appunto dei momenti formativi, ma anche dei momenti di incontro che sono a libero accesso a volte, che di fatto noi strutturiamo come cooperativa a vari livelli. Ecco, ho fatto l'esempio della pandemia, Federica sicuramente riesce a dare un rimando migliore nel mio, visto che poi se ne è occupata anche personalmente, dei momenti proprio di incontro a distanza, in un momento in cui eravamo chiusi nelle nostre case, alcuni stavano andando a lavorare bardati di tutto punto, perché le case di riposo, ad esempio, non si sono mai chiuse e hanno vissuto il tema della morte, ad esempio,
lo vivono comunque tuttora, ma lì in maniera veramente devastante e impattante. E trovare questi spazi di incontro, di sollievo, ma anche di semplicità, di disponibilità, ci ha aiutato un po' a fare questo cammino anche nella difficoltà insieme. Nella vita quotidiana, dicevo prima, gli strumenti sono quelli che dicevo, ecco. Ci sono altri colleghi magari più esperti, ci sono i coordinatori, ci sono degli equip di lavoro che dedicano questo spazio, parte dello spazio dell'equipa a questa difficoltà che possono nascere all'interno del lavoro, e poi ci sono anche supervisioni con professionisti esterni, psicologi o sociologi, o dipende insomma da quello che è l'ambito educatori stessi che si vuole andare a trattare. Per cui è un'attenzione da avere sempre, ecco, perché viceversa la fatica poi diventa qualcos'altro, e nel momento in cui diventa qualcos'altro è difficile un po' rialzarsi, ecco, per cui prevenire è sempre meglio. Sì, aggiungerei, Davide, a questo elenco che hai fatto anche alcune sperimentazioni che poi sono diventate consolidate su alcuni servizi che facciamo in merito al tema della valutazione, che è una valutazione del lavoro appunto dei nostri soci, dei dipendenti, che non ha mai la finalità di essere una valutazione che dà un giudizio, no? Ma che viene proprio utilizzata. Abbiamo un sistema di valutazione che viene definito 360 gradi, quindi prevede un'autovalutazione, una valutazione dei colleghi che lavorano con te, una valutazione del tuo diretto appunto responsabile o coordinatore. E questa valutazione viene sempre poi vista insieme alle persone, ma affiancata a un progetto di sviluppo individuale, cioè ci sta che non tutti e non sempre siamo al 100%, no? Rispetto a quello che ci richiede il lavoro, che peraltro è un lavoro che, come dicevi giustamente prima tu nell'introduzione, è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Quindi il fatto anche di interrogarsi tutti, cioè anche il lavoratore stesso rispetto a quelle che possono essere alcune lacune, alcune mancanze che magari possono anche sopraggiungere, cioè nel corso della vita e della carriera di una persona, cerchiamo di attenzionarlo. Spesso non dobbiamo però nasconderci che questi strumenti, come la valutazione o la supervisione, sono strumenti che sono difficili da sostenere, no? Con quelli che sono anche le marginalità che le nostre cooperative hanno. Ma la cooperativa in questi ultimi anni ha sempre cercato di poterle garantire, di portarle avanti, perché poi sono quegli strumenti che permettono davvero sempre a chiunque di evolvere, sia nella professione, ma spesso anche proprio da un punto di vista personale. Prima Davide faceva riferimento al momento della pandemia. Il momento della pandemia è stato un momento in cui i nostri operatori, ma credo anche tantissimi altri educatori, hanno vissuto un forte momento, diciamo così, di smarrimento, no? Cioè le persone che lavorano con la relazione, nel momento in cui la relazione viene meno, e il tuo principale strumento di lavoro è la relazione, ti mette profondamente in crisi. Tanti dei nostri colleghi erano a casa, ovviamente in cassa integrazione, che per noi poi si chiama FIS, ma in sostanza era la cassa integrazione, e abbiamo percepito che c'era tanto smarrimento, tanta difficoltà. Non abbiamo fatto niente di straordinario, niente di costoso. Ci siamo collegati istituendo questo momento, che erano le merende in compagnia, dove volontariamente chi voleva si poteva collegare in quel tal giorno, quella determinata ora, e dei colleghi si mettevano a disposizione per fare degli approfondimenti dell'attività ai quali gli altri colleghi partecipavano. Quindi semplicemente abbiamo messo a frutto le competenze che ciascuno dei nostri dipendenti aveva, magari anche non legate strettamente alla professione, ma perché nella vita privata ognuno di noi ha degli hobby e delle passioni, e le hanno messe a disposizione dei colleghi, no? E anche questo ci ha fatto sentire un po' meno soli nell'affrontare appunto le emergenze che il periodo pandemico ha sottoposto tutti noi.
Sono nati degli strumenti di narrazione collettiva che ancora oggi noi abbiamo in funzione, che sono condivisibili, che sono aperti, che in qualsiasi momento qualsiasi dipendente possono trarre spunto, documenti scritti, documenti condivisi, nuove progettualità, e il tutto davvero basandosi sul semplice incontro di quelle che sono le persone che lavorano con noi, ecco, e mettendo a frutto le loro capacità, le loro competenze. Vi ringrazio molto anche per questi ultimi spunti che fanno capire di quanto stia a cuore il tema, diciamo, del clima di lavoro, del gruppo di lavoro, trovando anche soluzioni efficaci e non sempre necessariamente immediatamente, ecco, costose, perché mi sembra di capire che mettere a frutto le competenze di ciascuno anche per andare oltre il lavoro e potersi sostenere nei momenti di fatica condivisa possa essere davvero un'ottima intuizione, per cui grazie. Io chiedo ai partecipanti se desiderano condividere qualche pensiero, qualche sollecitazione all'interno della chat. Magari ci diamo altri 5 minuti, dopodiché mi avvierei alla conclusione della giornata. Bene, non penso che staremo in silenzio per altri 5 minuti, perché... Guarda, approfitto per dire una cosa che c'entra tra l'incontro tra università e i luoghi di lavoro. Rispetto al tema che portavi tu, ultimamente stiamo facendo una sperimentazione con uno strumento che si chiama Diario della Gratitudine, con una studentessa che ci ha portato questo suo progetto, chiedendoci la possibilità di incontrare alcuni dei nostri operatori, no? Per sperimentare questo strumento che può aiutare le persone a vedere un po' il lato anche positivo del proprio vissuto quotidiano. E questo apre un po', al di là di questa proposta specifica, anche al fatto che sentiamo il bisogno come cooperativa di incontrare il mondo dell'università, perché sono nate tante tesi, sono nate tanti tirocini, sono nate tante collaborazioni che, come questa occasione, ci stanno aiutando a fare un'autoriflessione su quella che è la nostra realtà, sulla nostra organizzazione, sul nostro modo di lavorare. Per cui ben vengano queste occasioni, perché ci danno questa opportunità. Bene, grazie mille, grazie davvero dei vostri contributi. Io mi auguro, ma dai rimandi mi pare di sì, che siete stati chiari ed esaustivi, per cui auguro a voi buon lavoro, a tutti gli studenti la possibilità di poter approfondire, magari anche venendo a suonare al campanello della cooperativa La Nuvola nel Sacco, alcuni temi che magari non sono stati affrontati. Ecco, vado a concludere, auguro a tutti buon lavoro e buon weekend. Grazie. Grazie mille.